di quest'opera noi iniziamo a parlare rispetto agli accordi che avevamo preso, in cui la richiesta che noi avevamo messo a bilancio è stata trovata risorse, è stata inserita all'interno del piano delle opere provinciali, è stato poi in dei territori, dalla circoscrizione, il Consiglio provinciale abbiamo approvato a inserirla. Così com'è la strategica, oggi facciamo una presentazione, diciamo, dello stato dell'arte, un'opera che è un discorso progettuale, ci sono che possono essere sicuramente utile, perché sappiamo se no, un gioco pensa alla qualità del sistema degli acquedotti, come io oggi abbiamo, la qualità delle nostre giornate, per questo è un'opera importante che riguarda chi lavora, tanti interventi che vanno letti in una logica di sistema, sono iniziati i lavori per la rotatoria di San Lazzaro, in Torre del Brennero, il Vantaggio del Bolzano viene interessato da questo, e però poi ci sono per effetto degli attuali passaggi di livello. Sono quello su via Spini, che è quello maggiormente trafficato, mentre l'altro su via Palazzine ha un traffico inferiore. Comunque il sito viene da una ventina d'anni l'ipotesi di realizzare questo servizio in tutta la zona è servita da corso che abbiamo stralciato dal progetto principale, dove sarà prevista ciclo pedonale anche in questa zona. Era un progetto abbastanza complicato, una parte del progetto abbastanza complicato alle vari punti della zona industriale. Questa è la sezione trasversale tra l'altro. Una nota, una volta che sarà completato poi spostato in questa posizione segnata in blu e rimane sempre sul lato est della ferrovia. Comunque in breve, come ipotizzate, non ci siano problemi diciamo di burocratici. Ma persone che si recano a lavorare ovviamente da parte di tutto il Trentino. Voglio ringraziare anche il Comune per aver collaborato assieme